attesa della imminente finale di Barcellona, Arrigo Sacchi si concede un Juventus-Roma niente male. Alle sue spalle il presidente giallorosso Viola, più che sul glorioso passato, forse medita sul futuro. Quello bianconero Boniperti comincia a distruggere il pupo. Cabrini, al posto dello squalificato De Agostini, non alza bandiera bianca, sarà tra i migliori. Fissare bene le reti, prego. Si comincia ed è Tacconi ad arginare la bella Roma dei primi 20 minuti. Policano, Di Mauro e Desideri sono bravi, ma lui è bravissimo. E quando Giannini si libera ci pensa il palo. Tacconi annuncia che è stanco. Allora con Cabrini si scatena il miglior Laudrup della stagione. Sul cross del danese lanciato da Zavarov, Mauro porta in vantaggio la Juventus, complice un rimpallo, 1-0. Dopo la brillante respinta di Peruzzi sul tentativo di Buso, la Roma pareggia su calcio di rigore. Föller per Policano che non aggancia, arriva a Napoli e ci mette una mano. Per Cornetti è rigore, per Giannini che lo batte è gol, 1-1. Zavarov, dopo aver sbagliato questo gol, esce nella ripresa insieme con Marocchi, entrambi contusi. Zoff gioca le carte Magrin e Favero. La bella Roma del primo tempo si scioglie nel caldo pomeriggio torinese, mentre Laudrup continua a dare spettacolo di destro e di sinistro. Finché un suo cross dal fondo non viene deviato da un braccio di Manfredonia. Altro calcio di rigore. Magrin dal dischetto ritrova gli applausi che cercava da tanto tempo ed offre alla Juventus una giusta vittoria. Da Laudrup ora vorremmo sapere: dai per scontato il tuo divorzio dalla Juventus? Ma io posso solo dire che in questo momento non ho fatto niente e questo è la pura verità. Io 2 mesi fa, quando ho parlato con il presidente, quando c'era questo interessamento da parte del Barcellona, che mi voleva subito, specialmente per la partita con Real in campionato, hanno detto di no e loro a quel punto lì mi hanno chiesto: ma tu hai già firmato? Io ho detto no, io non ho firmato, e se lo farò voi saprete, sarete i primi a sapere, anzi ve lo dirò prima di firmare. Io in questo momento non ho parlato con il presidente, vuol dire che non ho firmato con nessuno e probabilmente non lo farò prima di parlare con la società. Io per queste cose mi sono sempre comportato bene e voglio anche farlo adesso. Una sconfitta ovviamente che non le sta bene, Lidl, anche perché si è vista una bella Roma, direi. Beh, primo tempo abbiamo giocato per 20 minuti, mezz'ora, molto bene. Dopo siamo stati molto come bloccati, tutti troppo indietro, e non siamo riusciti più a tenere la palla, e questo mi ha un po' amareggia più della sconfitta.